Parliamo di emoglobina glicata, perché è importante conoscerla e come possiamo andare ad abbassare eventuali valori alti di emoglobina glicata. Prima di andare avanti, ricorda di lasciare un bel mi piace, condividere il video con i tuoi amici e iscriverti al canale attivando la campanellina. Ti faccio un esempio, vai per la prima volta a fare le analisi del sangue. Nell'analisi del sangue, o diciamo analisi di routine, vai a considerare il profilo lipidico, quindi il colesterolo totale, poi le frazioni, LDL, HDL, la proteina C-reattiva, il CPK, l'EPS, le transaminasi, ma decidi di andare a considerare anche un altro valore, che è quello della glicemia. Ora, quando arrivi a fare questo tipo di analisi, normalmente si eseguono al mattino, dopo le 8 ore di digiuno, e arrivi al laboratorio che sei un po' in tensione, vai un po' in ansia, non sai cosa andrai incontro, un po' la paura dell'ago, un po' la paura di conoscere i risultati, perché noi, parliamoci chiaro, fa comodo nascondere la testa sotto la sabbia, dire va tutto bene, e non voglio conoscere, non voglio sapere, anche se si parla di prevenzione, perché conoscere oggi un valore che può essere alterato come quello della glicemia, come quello del colesterolo, in assenza di sintomi e problemi, è una cosa molto importante, perché così come si è alzato, si può andare a ridurre con poco. Poi quando queste problematiche, che possono essere silenziose inizialmente, iniziano a dare dei problemi, dei sintomi, diventa più complessa la gestione. Ora, ritiri il risultato e trovi una glicemia alterata, magari una glicemia a 150, a 160, e quella glicemia, quel valore di glicemia, lascerà un po' il tempo che trova. Perché lascia un po' il tempo che trova? Perché può essere influenzata da vari fattori esterni, come lo stress. Quando sono stressato, posso creare un aumento di glucosio nel sangue che arriva dall'interno, endogeno, perché ci sono delle reazioni attacco-fuga, oppure mi può venire il dubbio, quel caffè che ho bevuto poco prima, ho sbagliato a berlo, ma ho bevuto il caffè e tanto altro. E allora quel valore di glicemia può non essere attendibile. Allora devi decidere di approfondire. Si approfondisce con il valore dell'emoglobina glicata. È quella porzione di glucosio che si lega con un meccanismo, con un legame di glicazione, si definisce, alla porzione M del sangue. E quando si verifica questo? Quando la concentrazione del glucosio nel sangue è un po' troppo alta. Quindi, man mano che è troppo alta la concentrazione del glucosio nel sangue, l'organismo cerca un po' di nasconderlo creando questi legami di glicazione e si crea questa emoglobina glicata. Ora, la funzione del sangue nella porzione M è quella anche di trasportare l'ossigeno. E cosa si è visto? Che se abbiamo un valore di emoglobina glicata più alto, abbiamo una difficoltà maggiore da parte del globulo rosso di consegnare l'ossigeno nelle periferie, e quindi qui iniziano un po' di problematiche riguardanti una scarsa ossigenazione, un rallentamento del metabolismo e via dicendo. Ma l'aspetto interessante è che il globulo rosso ha una vita più o meno di 120 giorni e quel valore di glicazione di emoglobina glicata va a rispecchiare quindi una concentrazione media nel sangue di glucosio di 3 mesi, 2-3 mesi. Quindi con il valore dell'emoglobina glicata, che non è influenzato da quello che hai mangiato l'ora prima di fare il prelievo, dallo stress, vado a considerare realmente gli ultimi 2-3 mesi, negli ultimi 2-3 mesi, l'andamento del glucosio nel sangue. L'aspetto ancora più interessante è che poi la comunità scientifica ha ideato una serie di tabelle e ci dice: guarda, dobbiamo stare sotto il 6% di emoglobina glicata per stare bene. Se andiamo tra il 6 e il 6,45, lì abbiamo una possibilità di contrarre il diabete, quindi si accendono delle lampadine di attenzione, di fare maggiore attenzione. E poi, dopo, se andiamo oltre i 6,5%, si può definire
una diagnosi di diabete, ma per questo poi devi andare dal medico. Esistono delle tabelline comparative, quindi se ho un 6% di emoglobina glicata, significa che in media nel sangue ho avuto i valori di glicemia tra 76 e 120, quindi si parla di un valore ideale della glicemia con oscillazioni nel sangue. Se ci troviamo intorno al 6%, siamo tra 100 e 150, e lì ci dobbiamo un po' allarmare. Dal 7 andiamo da 125 a 184 come media, e qui non va bene, ovviamente. Quindi cosa fare per andare a ridurre questo valore di emoglobina glicata, oltre quello che ti dirà il tuo medico? È importante camminare, muovere il corpo ogni giorno, perché i muscoli, l'attività muscolare, quando noi li andiamo a contrarre, migliorano il metabolismo sia del colesterolo che della glicemia e dell'emoglobina glicata. Quindi muoviamo il sedere dalle sedie e andiamo a camminare e sudare un po'. L'alimentazione, inutile dirlo, un'alimentazione che preferisco, quella antinfiammatoria, mantenendo stabile i livelli di glicemia e insulina nel sangue nel tempo. Per farlo, alcuni escamotage, non significa andare a pensare a un'alimentazione completamente a basso indice glicemico, ma è importante come gestire il pasto. Buone colazioni, buoni pranzi, buone cene, degli spuntini, ma sempre bilanciate tra grassi, carboidrati e proteine. Carboidrati preferibilmente a lento rilascio, quindi ad esempio se mangi un piatto di pasta per cammina pasta, anticipa a quel piatto di pasta una verdura cruda che ridurrà l'indice glicemico, quindi ridurrà la velocità di entrata dello zucchero nel sangue, e magari aggiungi delle verdure cotte all'interno del pasto, come possono essere ad esempio i piselli, diventa un buon piatto. E poi lo stress è importante, bisogna imparare a gestire lo stress con degli esercizi semplici di meditazione, di respirazione, di mindfulness, e vedrai che la salute è veramente a portata di mano. Metti un bel mi piace, condividi il video, iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!